Buongiorno a tutti. Oggi andiamo ad affrontare un tema un po' contorto. Perché si può guidare senza carta tachigrafica? Sì o no, durante la richiesta? Andiamo a vedere. Allora, innanzitutto dobbiamo fare distinzione tra rilascio e sostituzione di una carta già esistente. Per rilascio vuol dire che ci richiamo alla Camera di Commercio e chiediamo il rilascio. Il primo rilascio, come si dice, della carta totalmente nuova, quindi è una nuova emissione. Non abbiamo mai avuto carta in vita nostra. Chiediamo questa carta, ci viene data la carta nuova. Per sostituzione, invece, vuol dire andare a sostituire una carta già esistente. Perché lo sostituiamo? Per difetto, perché è stata smarrita o perché viene rubata, ce ne danno un'altra. Dove si vede la differenza? Quando ce ne danno un'altra, questa qui partirà, anzi porterà la stessa data di scadenza di quella che ci hanno sostituito. Quindi se questa qui scadeva il 10/09, questa qui allo stesso tempo avrà scadenza il 10/09/2022. Ok, quindi praticamente prendono i dati anagrafici che erano disponibili sulla carta vecchia, perché loro nella camera di commercio o comunque chi emette la carta nel database conserva per la validità di durata della carta i dati che ha inserito il produttore, ha inserito dei dati e li conserva e ristampa la carta trasferendo questi dati dal suo database alla carta nuova. Allora, possiamo circolare sì o no? Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa succede. Il regolamento 165, che sarebbe questo qui, 165-2014 europeo, quindi UE, dice che sì, possiamo circolare, a patto che, andiamo a ricercare l'articolo 29, a patto che, ecco qua. Allora, per carte rubate, smarrite o difettose, eccolo qui, paragrafo 4, in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto, il conducente deve chiedere entro 7 giorni la sostituzione, perché come dicevo prima, è una carta che già esiste, non si sa, in questo caso è danneggiata, quindi la restituiamo, cattivo funzionamento, la restituiamo di nuovo in camera di commercio, come nel primo caso. Smarrimento o furto, noi non sappiamo dov'è la carta, però comunque esiste, è in circolazione, quindi va sostituita. Quella lì perderà validità grazie alla sostituzione della nuova. Quindi sostituzione presso le autorità competenti nella residenza, ok. Ci forniscono la carta entro 8 giorni lavorativi più o meno. Il conducente può continuare a guidare senza carta per un massimo di 15 giorni. Se dobbiamo superare questo periodo di 15 giorni, ok, per un periodo più lungo, deve essere indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede. Ok, quindi se il 16° giorno noi siamo in giro, ma non siamo diretti alla sede, praticamente siamo in verbale. Ok. Quindi la domanda adesso qual è? Abbiamo visto con carta rubata, carta smarrita, difettosa in questi casi. Ma se la carta è di un nuovo rilascio, quindi stiamo parlando di rilascio, possiamo guidare? Qui non lo dice. È vero, non lo dice. Allora, abbiamo cercato questa qui. Questa è una circolare emanata il 21.04.2001 da parte del Ministero dell'Interno, che ci dice che noi possiamo guidare. Perché?
Il suo rilascio, il rilascio della carta, non necessita di una verifica preventiva sul possesso di particolari requisiti o la frequenza di un corso di formazione da parte del richiedente, come avviene ad esempio per la patente di guida o per la CQC. Ok? Quindi la carta praticamente non è che ci deve abilitare alla guida come per una patente di guida o il CQC, è ad uso esclusivo per quando ci controllano su strada e per il funzionamento del tachigrafo. Ed anche poi per andare a scaricare i dati e compilare la busta paga, ma qui andiamo su un altro ramo. Quindi, che cosa possiamo fare? Si ritiene che non vi siano motivi ostativi che impediscano di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta di conducente, dove verrà richiesto il rilascio alla Camera di Commercio. Quindi, sì, possiamo guidare seguendo le norme, la procedura di registrazione manuale descritta nell'articolo 35, paragrafo 2, regolamento 165. Andiamo a prendere. Eccolo qui. Non ci dice nient'altro di come praticamente andare a compilare il retro della strisciata. In caso, poi ve lo andate a leggere, ma è facilissimo, basta seguire i passaggi, come già si diceva nell'altro video, e compilare la strisciata sul retro, inserendo le varie simbologie, guida, altre mansioni, disponibilità e riposo. Ok. Torniamo qui, allora. In ogni caso, quando la carta viene rilasciata, deve essere obbligatoriamente utilizzata. Quindi un conducente potrà avvalersi della facoltà su indicata per un periodo non superiore ai 30 giorni. Quindi possiamo guidare. Si può guidare. Massimo 30 giorni. Secondo la circolare del ministro dell'Interno del 21 04 21. Ok. Adesso un altro quesito è questo. E in caso di rinnovo, cosa possiamo fare? Allora, in caso di rinnovo, ce lo dice molto bene qui. Rinnovo della carta del conducente. Qualora il conducente desideri rinnovare la sua carta del conducente, deve presentare domanda presso le autorità competenti, normale, al più presto. Più tardi, entro i 15 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. Quindi, rinnovo la richiesta entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza. Allora, che cosa succede? Che noi lo chiamiamo rinnovo, ma diventa rilascio, perché la vecchia carta, praticamente, questa qui è la carta che sta per scadere. In scadenza. Che cosa succede? Quando questa qui scade. Quando questa carta scade, praticamente non ha più valore. Quindi, questa qui non ha più valore, è come se non ci fosse più, ed arriva una nuova carta. Allora la domanda è questa qui adesso. Possiamo andare a parlare. O più che altro, possiamo circolare in caso di rinnovo. Secondo me,
Poi portate sempre la circolare dietro e parlatene. Loro dicono che in caso di rinnovo, se noi lo facciamo entro 15 giorni, l'autorità fornisce una nuova carta prima della data di scadenza. Ma se questo non dovesse accadere, come facciamo? Possiamo guidare? Seguendo la circolare del Ministero dell'Interno 2104-2011, 2021, scusate, per massimo 30 giorni? Entro 30 giorni sicuro ci arriva la carta. Però, secondo me, io l'ho interpretata così. Se facciamo la richiesta entro i 15 giorni, ma la carta praticamente ci arriva successivamente la data di scadenza, possiamo guidare utilizzando questa circolare. Va bene, possiamo concludere qui. Fatemi sapere cosa pensate voi, secondo voi, se in caso di rinnovo possiamo sfruttare questa circolare. Ciao a tutti, buona giornata, buona serata, buon quel che sia.